maschie, quello che gli uomini non dicono, ma non si dice. Allora, cominciamo un po' questa chiacchierata. Prima però devo chiedervi, oltre a come state, cosa avete fatto in tutto questo tempo che non ci siamo viste? Noi un po' che manchiamo dai palchi live. Quindi cosa avete fatto di bello? Vi siete per esempio specializzati in qualcosa? Non so se vi siete accorti che oggi come oggi bisogna essere specializzati in qualche cosa. C'è chi ha studiato armocromia, non noi evidentemente. C'è chi ha chi assaggia oli, chi degusta oli, chi si è proprio specializzato e sa riconoscere tutte le correnti del PD, ma lì ci vogliono proprio strumenti di estrema precisione. Ecco, noi invece, dopo il nostro precedente spettacolo, Le Dive con qualcosa in più, che qualcuno qui avrà visto, lì raccontavamo le artiste donne quanto ci avessero ispirato. Recentemente invece abbiamo approcciato a una nuova disciplina molto interessante, la maschiologia, e abbiamo seguito un corso di laurea, specializzazioni, master, tirocini, esami, studi, il tutto per la durata di un weekend. Sabato sera si festeggia, domenica l'hangover, sapete com'è, ma quel venerdì pomeriggio, ma è interessantissimo, sì, ma tanto! Ma poi considerate anche la complessità dei soggetti di studio, sì, ci è avanzato il tempo per un paio di drink, eh. So cosa state pensando, queste sono ubriache di gin, intanto non vi permettete, è vodka. Poi vi preghiamo di fidarvi di noi, perché attraverso i risultati delle nostre ricerche e le canzoni di alcuni fra gli autori più emblematici dell'universo maschio, cercheremo di dare risposta ai quesiti maschiologici più comuni. Che ne so, la sensibilità maschile esiste o è solo pubblicità ingannevole? È vero che il senso di colpa maschile è più difficile da scovare del punto G femminile? Un maschio, no, dico un maschio, può essere totalmente sincero o...